Presidente, una sua impressione sulla manifestazione? Direi che sta andando bene, c'è stato forse un po' meno gente il primo giorno, ma da ieri la quantità di persone è in salita, oggi ce n'era veramente tanta, quindi da questo punto di vista direi che non possiamo lamentarci. Meno male, è importante. Lei rappresenta un club che è un'icona per quanto riguarda sia il marchio Lancia che per quanto riguarda un po' tutta la generazione degli anni 80, insomma la Lancia Delta, un modello che ha fatto la storia del marchio. Plurivittoriosa, insomma, nessuno ha vinto come lei, la regina dei rally. Come vede, diciamo, il discorso tra giovani e Lancia Delta, insomma, i giovanissimi si avvicinano, il modello che attira sempre l'attenzione, oppure... Sorrido, ti rubo la parola e sorrido. Sorrido perché se tu fossi stato qua ieri mattina avresti visto alle 9 di mattina, appena aperto, 30 ragazzi che fotografavano me che stavo pulendo la macchina, ma erano ragazzi dalle scuole, quindi vuol dire che comunque c'è tuttora un interesse incredibile per sta macchina, anzi stupisce questo, perché sono ragazzi e sono persone che non possiamo neanche dire che avevano poster in cameretta. Noi ce l'avevamo, vabbè, c'avevamo anche altri poster. Abbiamo anche qualche anno in più, quindi voglio dire effettivamente. Però il discorso è che questi ragazzi qua o gliela raccontato il padre o è il popolo di Facebook, di internet, di queste cose qua che hanno visto i filmati, hanno visto cose tipo le vostre e si sono innamorati vedendo questo oggetto strano, che è effettivamente strano. È un sogno troppo grande quello di sperare un giorno di vedere la Lancia nei rally? Io lo chiamo un incidente di percorso. La Delta in particolare è nata su un dramma, su un incidente grave, ma a parte questo è stato un susseguirsi di incidenti di percorso che hanno creato le differenti versioni, che hanno creato un periodo storico, un mondo che è ripetibile. Vuoi perché oggi i rally sono tutta un'altra cosa, sono più simili a gare sprint alla fine che rally, quelli di una volta, e contemporaneamente non c'è più l'interesse di una volta. Se tu vai a vedere i rally di oggi, sarà per il tipo di macchine, sarà per il tipo di rally, sarà per quello che vuoi, ma non c'è più la gente. Questo fa sì che non diventa più un traino per i marchi, pensiamo solo a Martini, cioè Martini qui ha speso quantità industriali di soldi, oggi che ritorno avrebbe? Nessuno. Di conseguenza è un mondo finito, purtroppo, perché sarebbe stato un mondo, era ed è stato un mondo affascinante, però il tempo cambia. Sì, cambia tutto, insomma, c'è un modo diverso di vivere questo sport ed effettivamente c'è da dire che ha perso molto agonismo, insomma, ha perso tanti spettatori, è cambiato drasticamente la corsa, quindi nulla da fare. Da quest'altra parte abbiamo il presidente del Lancia Tema Club Italia, Pierpaolo Berardi. Lancia Tema, vabbè, che dire, si presenta da sola, un'icona, un'auto che rappresenta appieno quelli che sono stati gli anni 80, inizio dei 90, è un periodo storico ripetibile per la nostra nazione, per il costume, la società, la cultura, e sicuramente questo è un club che porta avanti un nome importante. Un'impressione, insomma, come sta andando? La fiera sta andando molto molto bene, come accennava anche Paolo, il primo giorno è stato un po' in calo probabilmente rispetto al passato, ma poi già da ieri c'è stata un'esplosione. Mi ricollego a quello che hai detto un pochino ora, il fatto che sia un'icona di un periodo, un po' come la Delta è stata a modo suo, ed effettivamente ci tengo a dire che proprio grazie a quest'icona, grazie alla Tema, grazie a chi la ricorda, se per il discorso magari del papà, del nonno, dello zio, del papà, del compagno di scuola, eccetera, eccetera, ci sta effettivamente aiutando ad avvicinare al mondo Lancia un sacco di giovani e giovanissimi che magari iniziano con una Tema anche semplice e poi piano piano si allargano a qualcosa di più impegnativo nel momento in cui conoscono questo mondo che ritengo ancora molto molto frizzante. Sì, un mondo molto vasto, perché ricordiamo che Lancia ha una storia alle spalle importantissima di primati, di brevetti, non è solo Lancia Delta, non è solo Lancia Tema, ma dobbiamo pensare un po' a quello che è stato
diciamo, l'alfabeto del motorismo mondiale. Pensiamo al primo telaio a struttura portante, pensiamo al primo impianto elettrico, pensiamo un po' a quelle che sono state le prime sospensioni indipendenti, il primo motore 6 cilindri a V, oltre 800 brevetti, insomma è un mondo vastissimo. Passiamo a Tony Cestarollo, presidente del Lanciaclama Club Italia, un'auto, che dire, particolarissima per linea, sia nella berlina che nella coupé. C'è una riscoperta di questa berlina, di questa fastback 2,5 volumi, negli ultimi tempi anche nei social io sto riscontrando da appassionato, insomma, un certo interesse. Questa riscoperta per una vettura che affascina sempre nonostante, insomma, abbia ormai raggiunto i 40 anni. Beh, intanto un saluto agli amici del Delta Integrale Club e del Lanciatema Club Italia, perché oggi io sono un infiltrato, nel senso che sono venuto a trovare degli amici, sono ospite perché quest'anno non esponiamo. E Gamma è una macchina che sta destando degli interessi nuovi. Per esempio, sono stato al loro raduno nazionale poche settimane fa, sono arrivato con questa macchina, una Gamma berlina completamente diversa dalla Tema. I soci del Tema Club Italia erano interessatissimi a vedere questa macchina, che era venuta una decina d'anni prima della loro. Quindi c'è interesse per la Gamma, c'è questa riscoperta anche di questa linea fastback con questo coefficiente aerodinamico per la berlina molto molto interessante, perché era uno 0,37 se non ricordo male. E oggi, avendo anche trovato quelle che sono le soluzioni ai problemi congeniti che la Gamma aveva e che ne hanno purtroppo decretato l'insuccesso, però creando un successo molto grande per la Tema, questa è una cosa che ci fa estremamente piacere. Ce ne sono due in vendita, i prezzi sono dei prezzi che cominciano a essere interessanti, quindi il fatto che ci sia interesse per questa macchina che noi amiamo e il nostro club quest'anno ha festeggiato i suoi 30 anni, questa è una cosa sicuramente importante e che fa onore a noi come club, ma a tutto il marchio Lancia e a questo gruppo che stiamo cercando di creare e di costituire. Auguriamoci tutti insieme che la Lancia torni sulle strade di tutto il mondo nel pieno del suo valore e dei suoi fasti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.